Sono Ornella Brunelli e parliamo di fiori di Bach. Esattamente di Chested Bud, il bocciolo di ippocastano. È una vibrazione particolarissima per le persone che entrano in un circolo vizioso mentale, le persone che hanno difficoltà di apprendimento, per anche pigrizia mentale. Infatti è consigliatissimo per gli studenti, per i bambini, che sfuggono così all'insegnamento, alla voglia di mettersi sui libri, ma anche a persone che non hanno voglia di uscire dal proprio schema mentale per una questione di pigrizia. L'ippocastano, questo bocciolo che aiuta a cambiare le abitudini, ma in certi momenti che una persona non sta bene fisicamente e ripete continuamente la stessa forma virale, lo stesso disturbo, può aiutare ad uscire anche la vibrazione del corpo per questa ripetizione continua del rapporto con la forma virale. Naturalmente, con l'appoggio di un medico sotto il discorso di altri medicinali. I fiori di Bach aiutano la parte spirituale, la parte vibrazionale, la parte interiore, tutto quello che vibra su di noi, intorno a noi, ma non dimentichiamo che la parte fisica si occupano altri professionisti. Io lo consiglio spesso, come dicevo, agli studenti, ma non solo, anche quando avete un collaboratore, una collaboratrice che ha difficoltà di apprendimento in una formazione che entra difficilmente in testa, non so, può essere un corso di computer, può essere un corso di qualsiasi cosa o semplicemente anche un lavoro manuale. È un fiore delicato, è un fiore profondo, è il fiore che aiuta a soffermarsi su se stessi ed aiuta a metabolizzare le esperienze di vita. In particolare ci insegna a capire il significato più profondo. Chested Bud. Boccioli di ippocastano, fiori di Bach. Grazie da Ornella Brunelli.